Sul portale Grandanet abbiamo pubblicato la lista completa degli eletti del Senato per il Piemonte e della Camera per le circoscrizioni Piemonte 2 e Piemonte 1 durante le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Sostanziale ingovernabilità, o meglio seria stabilità grazie ad un mega inciucio tra i vincitori delle elezioni, Grillo escluso, non si poteva certo pensare che gli scandali, le corruttele, i costi della politica, i governi di terrorismo fiscale senza crescita e le riforme del non lavoro, che tanti danni ed esodati hanno causato, portassero ad una situazione di stabilità politica. Che piaccia o no, ha vinto una visione di un'Europa di minore austerità e di auspicata crescita. Le due forze populiste, PDL e Grillo, che hanno un'idea di un'Europa decisamente diversa rispetto a quella della Merkel, hanno infatti ottenuto un risultato ben al di sopra delle loro più rosee aspettative. Questo schiaffo per l'Italia, che certo avrà qualche conseguenza sullo spread e sulla borsa, diventerà certamente un salutare schiaffone che sveglierà, se non si svegliano questa volta non si svegliano più, una classe politica inebetita ed arroccata sulle sue rendite di posizione, così impegnata a giocare con i giaguari e con le olgettine da non rendersi conto che il popolo stava andando alla fame, ossessionato da uno Stato estremamente invasivo, da una pressione fiscale palesemente insostenibile, da regole del mercato del lavoro sempre più anacronistiche, da una giustizia che in alcune parti del paese è al totale sbando. Aggiungiamo a questa totale catastrofe gli sprechi di uno Stato che talvolta rasentano il ridicolo. Auspichiamo, per il bene di tutti noi, che questo schiaffone serva ai politicanti di casa nostra a mettere finalmente mano a tutte le questioni irrisolte, non ultima la legge elettorale. La chiamino poi grande coalizione, governo di salvezza nazionale o inciucione, chi se ne frega. L'importante è che governino questo paese con una visione del futuro che da anni non c'è più. Alle 17.30 di lunedì 25 febbraio si è verificato un sinistro stradale mortale lungo la variante SP10, strada che collega Torino a Carmagnola ed Alba, tra i comuni di Cornegliano d'Alba e Piobesi d'Alba. Il 19enne Andrea Santero, che abitava in via dei Tigli a Piobesi d'Alba, alla guida della Opel Corsa intestata alla madre, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre procedeva lungo la direttrice di marcia Cornegliano Alba, uscendo fuori strada poco prima della rotonda dello stabilimento dell'azienda Sibona, finendo la corsa in un fienile di una cascina. Sul posto è accorsa un'ambulanza del servizio 118 dell'ospedale di Alba, una gazzella del radiomobile dei carabinieri della compagnia locale ed una pattuglia della stazione di Cornegliano insieme ai vigili del fuoco di Alba. I soccorsi, sebbene siano stati tempestivi, si sono rivelati inutili perché il giovane era morto sul colpo a causa del forte impatto del veicolo, quasi completamente distrutto. Andrea Santero è deceduto a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione in via dei Tigli nel complesso residenziale Roero 1 di Cornegliano. Nell'incidente non è stata riscontrata la presenza di altri veicoli e, secondo i carabinieri, la tragedia potrebbe essere stata causata da una distrazione del guidatore o da un improvviso malore. Il ragazzo, impiegato nel settore alberghiero come cameriere, aveva frequentato la scuola d'arte bianca di Neive. Lascia la madre Roberta Gallo, alla quale è intestata la macchina, ed il padre Aldo, entrambi sono impiegati presso la Ferrero di Alba. Lascia anche il fratello Claudio, di 22 anni, ed una comunità distrutta dal dolore per la grave perdita. La data delle esequie funebri in suo onore deve essere ancora stabilita. Esiste la possibilità che sul suo corpo venga disposto l'esame autoptico. Lunedì 25 febbraio è scomparso Mario Balbi, cittadino di Dogliani. Il suo ultimo avvistamento risale alle ore 9.30 di ieri. È stato visto di fronte alla banca di Novara di Piazza Umberto I. Dopo l'immediata segnalazione di suo figlio Roberto su Facebook, l'auto di Mario Balbi, un Audi A4, è stata rinvenuta presso la stazione ferroviaria di Mondovì. Al momento della sua scomparsa, l'uomo indossava un giaccone impermeabile scuro. Chiunque abbia sue notizie è pregato di telefonare allo 0173 70 91 7 e di avvertire i carabinieri al numero d'emergenza 112. A Canale, in direzione Montà, un uomo ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale. Un'auto guidata da un 28enne albese lo ha investito intorno alle 19.30 di lunedì 25 febbraio, mentre con tutta probabilità stava spingendo il suo scooter di piccola cilindrata sul ciglio della strada.
Si tratta di Vrinciano Cetrian, operaio romeno di 37 anni, residente a San Damiano d'Asti. Per poterlo identificare, i militari hanno dovuto recuperare i suoi documenti caduti in un fosso. Sono in corso gli accertamenti delle autorità, atti a verificare i motivi della sua presenza a quell'ora sul luogo della tragedia. Il Tribunale di Mondovì ha concesso gli arresti domiciliari a Don Martin Parafillil, l'ex parroco di Murazzano, Marsaglia e Mallare, condannato alcuni mesi fa a 6 anni di carcere per aver compiuto atti sessuali con 2 ragazzine minorenni. Don Martin era stato arrestato all'aeroporto di Milano Malpensa il 17 marzo del 2012, mentre nel giorno del suo 45esimo compleanno stava cercando di raggiungere l'India, il suo paese natale. Ridotto dalla Chiesa allo stato laicale, era stato accusato anche di appropriazione indebita dalle casse della parrocchia di Mallare. Per il tribunale monregalese non sussiste il pericolo di reiterazione dei reati e nemmeno quella di una sua eventuale fuga. Don Martin Parafillil sconterà gli arresti domiciliari in una comunità dell'Emilia-Romagna. Nel frattempo il suo legale si sta preparando a depositare l'appello contro la sentenza di colpevolezza. Il ministro della Salute Renato Balduzzi ha comunicato in via ufficiale che non è stata rilevata alcuna traccia di DNA equino nella carne bovina macinata, cotta e surgelata della Nestlé, sequestrata dai NAS allo stabilimento di Moretta della Buitoni. I risultati delle analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino sono stati resi noti la mattina di sabato 23 febbraio ed hanno dato esito negativo su tutti i campioni di carne prelevati a Moretta e dallo stabilimento della Safim di None, in provincia di Torino, azienda specializzata nello stoccaggio di alimenti surgelati. Come conseguenza diretta, è stato posto il sequestro delle 26 tonnellate di preparato di carne per ravioli e tortellini Buitoni sequestrate dai NAS giovedì 21 febbraio scorso a Moretta, dove lunedì 25 febbraio è ripresa la produzione.